Come saprete, nel 2019 l'UCI ha dato il permesso di usare due differenti diametri nelle gare di mountain bike. Infatti, molti team hanno iniziato a usare ruote diverse davanti e dietro, in particolare 29 davanti e 27 e mezzo dietro. Io inizio stagione ho fatto dei test per vedere un po' com'era questa ruota da 29 davanti, in quanto usavo un telaio full 27 e mezzo. Le sensazioni sono state subito ottime, a dire la verità. Non è avere la stessa bici che 27,5, 27,5, 29, 29, è proprio una nuova bici. Infatti, le sensazioni sono molto, molto simili al 27,5, ma con un diversissimo comportamento all'anteriore. Infatti, la ruota da 29 ho subito visto che mi aiutava a passare più facilmente sopra le pietre, e come sappiamo, gli impatti che si sentono nelle piccole buche sono inferiori a quello che si sentono nelle grosse buche. Con questa ruota 29 anche le grosse buche sembravano delle piccole buche, detto così spicciola spicciola. Ho preso anche dei tempi, e è sempre difficile avere dei parametri esatti, però vedevo sempre che in ogni discesa ero più veloce con il mix di ruote rispetto a 27,5, 27,5. Un altro vantaggio che si ha con la 29 davanti è molto più grip nelle curve. Infatti, in tutte quelle curve senza sponda, con un po' di brecciolino, dove infatti non si ha un buon grip, con la 29 si ha un incremento di grip notevole rispetto al 27,5. Questo infatti si traduce in un maggior comfort nella guida, secondo me, e si è molto più tranquilli sia in curve senza sponda, sia in contropendenze, avere più grip perché la superficie a terra della gomma è maggiore, dà sempre fiducia. In più, la cosa positiva è che nell'insieme la bici non è diventata goffa come magari può essere un 29, specialmente per uno non tanto alto. Io infatti ho usato la 29 in una stagione e non c'è stato quell'amore che invece ho provato con 27,5, 29, 27,5. Il mio culo infatti toccava spesso sulla gomma dietro, mentre invece con i 27,5 questo non succede, e sarà una mia caratteristica, però è così. Non metto in dubbio sicuramente che anche la combo 29-29 sia veloce, infatti quest'inverno penso di provarla. Quando è arrivata questa Descent venivo da la precedente versione della Pulse, che era 27,5-27,5, allora ho preferito rimanere in questo standard. Ho poi montato la 29 davanti, però ecco, non è come cambiare e mettere il treno 29-29. Dicevo, quest'inverno sicuramente la proverò e vi farò sapere come mi trovo. Sono aperto a qualsiasi cambiamento, quindi vedrete come andrà. Se volete sapere qualcosa in più di questa bici, trovate il link al mio bike check, ve lo metto qua sotto in descrizione, e spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, al mio profilo Instagram, e alla prossima. Ciao!